Mi trovo da tanto tempo io in carcere. Sfortunatamente per colpa di quella maledetta droga. Così oggi sto da quasi 36 mesi in questo carcere. Ho visto in questa struttura, ho visto molte cose buone. Io prima stavo all'Oppici di Baccio, uno pozzo del Cotto. Sì. E lì com'era? E lì io stavo molto male, mi prendevano molti farmaci, ma mi hanno attaccato sul letto, stavo molto male. Oggi io... È molto grazie. Diverso. Sì. Tu puoi stare all'estero, era diverso, dove stavo in Germania era tutto diverso, funzionava tutto diverso. Diciamo, ai colloqui i familiari non potevano portare questi pacchi, diciamo, con gli alimenti, il mangiare, sono più avanzati. Diciamo, le condanne definitivo si scontano meglio. In Germania? Sì, sì, sì. Perché ci sono inserimenti dal primo momento, con tutti i detenuti definitivi, vengono inseriti in qualsiasi lavoro, scuola, corsi, nel giro di 6-8 mesi è finito il processo e venite assegnato un carcere definitivo, dove sono tutti definitivi e scontata, diciamo, la condanna con tutti i diritti, diciamo, inserimenti di lavoro, scuola, corsi, di tutte le specie, docce tutti i giorni, sezioni aperte, telefono in sezione per chiamare la famiglia. Infatti al mio primo impatto quando sono arrivato a Secondigliano è stato, diciamo, un po' di paura, un po' di sofferenza. Dal passaggio dalla medicina penitenziaria all'ASL abbiamo avuto un contraccolpo notevole. Questo perché c'è stato il cambio sia dei medici e sia degli infermieri. Uno dei problemi che noi affrontiamo ogni giorno è anche il cambio, possiamo dire, se non giornaliero, settimanale o mensile, da parte dei medici e degli infermieri. I medici e gli infermieri non prendono cognizione esattamente di cosa sia l'istituto, anche in termini di sicurezza. Per esempio, un giorno un infermiere girava per l'istituto con le forbici che servivano per tagliare il nastro per una medicazione, cosa che nell'ospedale è normale amministrazione, nell'istituto invece rappresenta un pericolo per la sicurezza. Basti pensare che se le forbici vengono dimenticate in qualche luogo e il detenuto se ne appropria, effettivamente per noi della sicurezza è un pericolo costante e quindi una serie di preoccupazioni in più che nasce proprio da questo turnover molto frequente di medici e infermieri. Adesso mi è uscita una cista qua dove c'è forse bisogno di un intervento chirurgico e l'attesa è un po' lunga. Non lo so, è da Natale che sta questa richiesta, dall'inizio di gennaio. Io frequento il progetto di Orto Botanico. Prima di frequentare questo progetto non stavo tanto bene. Oggi, facendo questo progetto, socializzando, stiamo in mezzo agli altri, ai ragazzi, mi fa passare anche ma molto bene, anche mettendo qualche pianta. È come quando uno mette una pianta, è come vorreste crescere con qualche figlio. Una cosa bella, no? È una cosa molto bella.